È sempre tanto bello vedere da qui la Porziuncola in questi giorni di festa, ma ormai spesso durante tutto l'anno assediata da tante persone, da tanti amici di Francesco che, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, ogni luogo dove c'è Gesù, dove c'è la sua presenza, diventa Betania, casa dell'amicizia. Abbiamo ascoltato questa parola e possiamo davvero dire che Francesco d'Assisi è un uomo conquistato da Gesù Cristo, un uomo conquistato. E perché conquistato da Cristo è capace ancora oggi di coinvolgere me, di coinvolgere te, dopo 800 anni. Perché Francesco è contemporaneo, Francesco è contemporaneo con le sue domande, con le sue inquietudini, con la sua voglia di un amore più grande. È contemporaneo a noi, nelle nostre cadute e ripartenze. Francesco è attuale, come attuale è il Vangelo. Le parole di Paolo, nella lettera ai Filippesi, dipingono in modo speciale l'intimo di Francesco, e che diventa visibile nelle sue scelte di vita, perché non bastano i pensieri, non bastano le buone intenzioni nella vita, occorrono le scelte. Lo abbiamo ascoltato, si parla di conoscere Cristo, avere come fine quello di guadagnare Cristo, di essere trovati in Lui, di fare tutto perché si possa conoscere in Lui. Sono queste espressioni di Paolo che raccontano di una fede innamorata, di una fede innamorata che sembra quasi improponibile oggi, così distante. Viene il dubbio che una fede così, quella di Paolo, quella di Francesco, una fede così oggi sia bella e impossibile, quasi una evasione per attimi felici. Questo accade, questo inganno accade come l'inganno che vuole uccidere Gesù, che abbiamo ascoltato nel Vangelo, quei complotti che sono inganno alla fede innamorata. Questo accade perché abbiamo sostituito la durata con l'intensità. Consideriamo una realtà vera quando ci sembra intensa, straordinaria, e così restiamo con una visione corta e breve, legata solo a ciò che ci capita, a ciò che sentiamo al momento. Ma è lo straordinario che eleva l'ordinario della nostra vita, la nostra quotidianità. E noi abbiamo bisogno dello straordinario per camminare poi dentro l'ordinario. Accade che ci viene il sospetto che questa fede sia bella e impossibile, la fede innamorata, perché abbiamo fatto un altro errore. Abbiamo sostituito la supplica con lo sforzo. Crediamo di essere ascoltati sforzandoci e meritandoci l'attenzione di Dio, quasi che dobbiamo piacergli dentro i nostri sforzi, dentro ai nostri meriti. E invece dobbiamo solo supplicare Dio di prenderci il cuore, perché Lui vuole fare questo con noi. L'unica supplica, l'unica preghiera che possiamo fare a Dio è: prendimi il cuore, la mente, la forza, l'anima, perché senza di Lui vaghiamo, ci perdiamo. Ancora, abbiamo spento la fede innamorata perché? Perché abbiamo sostituito l'occhio della colomba, cioè l'occhio spirituale che Francesco aveva vivacissimo. Abbiamo sostituito l'occhio della colomba
con l'occhio rapace dell'avvoltoio che prende e non dà, che si appropria e non restituisce. Il nostro modo di amare, insomma, fratelli e sorelle, si è ammalato perché la fede si è spenta. Allora cosa significa arrivare al transito di Francesco, alla solennità di Francesco di questi due giorni qui ad Assisi? Il transito di Francesco alla Porziuncola arriva oggi nella nostra vita come una felice sveglia dai nostri torpori, dalle nostre sostituzioni indebite che ci fanno fare errori grossolani e ci fanno amare tardi e male. È una sveglia felice, un richiamo alla verità, alla serietà della vita, perché Dio è serio e ci ha messo tra le mani qualcosa di estremamente serio che va trattato seriamente. È possibile, allora facciamocela questa domanda, guardando a Francesco, è possibile nel 2023 vivere felici e morire contenti? È possibile sentire ancora le parole che ascolteremo questa sera nel transito, che ascolteremo Francesco che dice: ben venga, sorella morte. Che cosa smuove dentro di me e di te questo invito che Francesco fa di restituire una vita che è piena? Che cosa smuove dentro di noi, sorella morte? Allora, credo che noi non possiamo tornare indietro a cambiare gli inizi, ma puoi iniziare dove sei a cambiare il finale. Possiamo svoltare, possiamo fare che questa sveglia felice ci faccia cambiare il finale delle cose che non funzionano. È l'invito che Francesco ci rivolge qui oggi, ancora noi pellegrini. Quelle parole bellissime che lui rivolge ai frati, ma siamo fratelli tutti di Francesco, amici suoi. Cominciamo, fratelli, cominciamo, ricominciamo. Perché questo ricominciamento? Perché sei figlio di Dio amato, fratello e sorella, perché sei dimora dello Spirito Santo, perché Dio abita dove lo lasci entrare, Lui prende gli spazi che gli diamo. Allora, sei arrivato qui come pellegrino dalla Valle d'Aosta, sei arrivato qui come pellegrino dalle varie parti d'Italia o di fuori Italia, allora davvero prova a fare questi due giorni qui, in queste ore, abbandonare il personaggio che ti sei costruito, tira giù le maschere, lascia qui il rancore che ti blocca, che ti paralizza, taglia con la paura che ti limita, confessa il male che ti ha indurito forse nel cuore e nel tuo parlare a volte duro. Libera il tuo desiderio di dire Padre. Libera il desiderio di dire Padre mio. Libera la voglia di dire Padre nostro. Il mondo ci parla di una bellezza solo estetica, solo esteriore, ma forse te ne sarai anche accorto, di una bellezza che è apparenza, una bellezza che poveri ci trova e più poveri ci lascia. Il Vangelo e i santi sono i belli di Dio, il Vangelo e i santi ci raccontano invece di una bellezza che non è da conquistare, ma è da liberare dentro di te. Ce l'hai già. Noi siamo per Dio molto belli. Questa bellezza è da liberare. Francesco nei suoi anni, dalla Porziuncola in poi,
ha semplicemente liberato ciò che aveva già dentro. Questa bellezza è da liberare, non è da conquistare con i tuoi sforzi. Sei stato, siamo stati conquistati da questa bellezza. È una bellezza da liberare, come viene liberato il profumo prezioso nel Vangelo a Betania. Questo nardo preziosissimo in questo vaso va liberato dal di dentro. Va liberato perché? Perché coinvolge il profumo, coinvolge chi lo riceve e suscita reazioni. Suscita reazioni diverse, in diversi suscita, quando arriva la bellezza, quando arriva una persona buona, quando arriva qualcosa di che ti stupisce ancora, tu ti accorgi che suscita in molti accoglienza, gioia, ma suscita anche rabbia e disprezzo. C'è una mentalità di egoismo, di calcolo, di guadagno, che ci sta uccidendo l'amore e che ci sta spegnendo la fede. In un momento bellissimo come è Betania, quel Vangelo che abbiamo ascoltato, in un momento bellissimo, commovente, nel quale Gesù ha bisogno di amicizia, come Francesco nel suo transito, che ha bisogno di vicinanza dei frati, ha bisogno di vicinanza di frate Jacopo, ha bisogno dei suoi luoghi del cuore, la Porziuncola. In momenti così delicati, nel quale ha bisogno di attenzione, cura, Gesù, come Francesco, ha bisogno di amore, Gesù, prima della sua passione e croce, ecco la domanda di Giuda che ci portiamo dentro. Ecco la domanda dei discepoli che ancora non comprendono, dell'uomo invecchiato in economie misere, misurate, di un cuore duro, indurito. Ecco la domanda scomoda e ignorante. Perché questo spreco? Perché? Perché davanti a tanta preziosità, a tanto valore umano, tanto profumo che potrebbe essere venduto e dato ai poveri, perché? A che pro? Ecco, Francesco è testimone credibile del perché è bene sprecarsi nell'amore, perché è bene per me e per te amare fino in fondo, amare presto e fino in fondo. Francesco di Assisi è testimone credibile, è sveglia felice, perché ci ricorda che è urgente imparare l'amore secondo Dio e perché è intelligente rimanere nell'amore di Dio che hai conosciuto. Accenno solo alcune risposte che Francesco di Assisi ci darebbe nel dire perché è bene farlo e farlo presto, di amare ora e fino in fondo, evitando i nostri perché troppo umani e troppo ignoranti. Perché se vuoi comprendere la vita, fratello e sorella, ti devi aprire a qualcun altro da amare. Quanti cuori chiusi ancora, cuori che sono gonfi e soli. Perché Francesco ci direbbe, se trovi qualcuno a cui volere bene, lì vedi Dio. Per quanti decenni, secoli, abbiamo cantato che dov'è carità e amore, lì c'è Dio. Francesco vedeva le tracce del bellissimo, del più bello tra i figli dell'uomo, ovunque, ma soprattutto dove l'amore passa attraverso le mani sporche di servizio, attraverso le scelte di vita che disturbano. Ancora direbbe Francesco che perché è bene amare
presto e fino in fondo, perché ogni uomo ha un grande difetto di fabbrica. Abbiamo un difetto di fabbricazione nell'amore. Cioè Dio ci ha lasciato una profonda nostalgia di un amore totale e per sempre, senza le date di scadenza. Quando ami veramente quella persona, tu la vuoi in modo totale e per sempre. Allora benvenga questa impronta, questo difetto di fabbrica che Dio ci ha lasciato, che vuole tutto e per sempre. Ancora, perché Francesco ci dice che ci conviene amare veramente? Perché amare secondo Dio è una lotta contro la grande menzogna che continuamente noi ascoltiamo fin da piccoli, che non sei amabile, che non sei degno d'amore. È una menzogna che ognuno si porta dentro nel cuore e che continuamente dobbiamo combattere. Siamo così abituati a pensarci come una brutta copia di quello che dovremmo essere. La logica delle beatitudini del Vangelo invece ci apre la via regale al Vangelo, che è diventare la versione migliore di noi stessi. E la versione migliore di noi stessi è quando noi amiamo di più. Ancora, Francesco ci direbbe che ci conviene amare secondo Dio e secondo il Vangelo, perché l'amore da Dio è un amore che ha come fine sempre la comunione, prima del proprio interesse. Invece siamo in una cultura dove io vengo prima e poi eventualmente gli altri. Una comunione che invece fonda ogni scelta e spinge al perdono. Allora, fratelli e sorelle, cominciamo. Se ci sono ritardi, se ci sono frutti acerbi nel nostro modo di amare, la grazia di questi giorni di San Francesco ci mette in moto la speranza di sentirsi finalmente compresi da un uomo, Francesco. Anche lui ha iniziato a amare non da subito, ha avuto i suoi ritardi, ma a un certo punto la sveglia felice lui non l'ha più dimenticata. Ci aiuta Francesco a percepire che il nostro cuore arde quando ha desideri alti, belli, che il nostro cuore è acceso dal profumo, dalle cose buone, che siamo stanchi di odore di morte. Noi abbiamo bisogno di profumo di vita, e quando tu incontri una persona che profuma di vita, tu respiri e la segui, desideri vedere dove abita, frequentarla, stare con lei. La grazia ci spinge a passi nuovi e mai da soli, come ha fatto Vanna Balducci, alla quale tra poco noi consegneremo la rosa d'oro d'argento, perché dove c'è il profumo di vita, fiorisce la vita. Cominciamo, amici, a rileggere nella propria vita i segni del risorto, e i segni del risorto profumano di vita risorta. Cominciamo a prendere sul serio il nostro compito di essere umani, divinamente umani, quello che ti è stato dato quando sei nato. Cominciamo, fratelli e sorelle, perché tutto stanca di quanto ferve nel mondo, ma è solo l'amore di Dio che vince e convince. Gli altri amori si disperdono, gli altri amori finiscono, gli amori umani restano qui. Dopo 800 anni noi celebriamo il transito di un uomo, pienamente uomo, pienamente innamorato. Allora ci conceda, interceda per noi, Francesco, una fede un po' più innamorata. Amen.